Buongiorno amici, un salutone dal vostro Adobora. Allora, con questo video volevo fare un piccolo riepilogo di quello che abbiamo visto fin qui del libro La sacerdotessa Tafti 2. Allora, le prime pagine del libro introducono Tafti, una figura mistica e potente, descritta come una sacerdotessa che ha il compito di guidare gli individui fuori dal loro stato di inconsapevolezza e passività. Tafti sfida il lettore a comprendere che la vita che sta vivendo è spesso una ripetizione meccanica di eventi e reazioni predeterminate, come un copione già scritto, e invita a prendere coscienza di questo fatto. Tafti sottolinea che la maggior parte delle persone vive come in un sogno, prigioniera delle circostanze esterne, senza rendersi conto del proprio potere di plasmare la realtà. Questo stato di inconsapevolezza viene descritto come una sorta di prigione mentale e spirituale. La prima fase per liberarsi da questa prigione è il risveglio della consapevolezza, ovvero rendersi conto che il mondo esterno non è predeterminato, ma può essere influenzato attraverso l'intenzione. La metafora della palude è il risveglio alla consapevolezza. Nelle pagine successive, Tafti introduce il concetto della palude, una metafora che rappresenta lo stato in cui molte persone vivono, un'esistenza passiva, ripetitiva e inconsapevole. In questa palude, gli individui si muovono senza scopo, come se fossero immersi in un ciclo continuo di abitudini, pensieri automatici e paure. Tafti spiega che il primo passo per uscire dalla palude è ricordarsi costantemente di se stessi. Questo significa diventare consapevoli della propria presenza in ogni momento. Ogni giorno occorre fare uno sforzo per fermarsi e chiedersi: chi sono io? Cosa sto facendo? Questo semplice atto di consapevolezza permette di uscire dalla ripetizione meccanica delle azioni quotidiane e di iniziare a guardare la vita con occhi nuovi. La realtà come pellicola. Uno dei concetti più importanti espressi da Tafti è quello della pellicola. La realtà viene descritta come una pellicola trasparente che si svolge davanti a noi. Nella maggior parte dei casi, le persone sono spettatori passivi di questa pellicola, seguono il copione senza rendersene conto. Tuttavia, secondo Tafti, possiamo diventare i registi della nostra realtà, piuttosto che semplici spettatori. Immaginare questa pellicola trasparente e imparare a osservarla costantemente è uno dei modi per iniziare a prendere il controllo sulla propria vita. La pellicola rappresenta il flusso degli eventi e Tafti ci incoraggia a fermarsi e osservare questo flusso con attenzione. Quando smettiamo di agire in automatico e ci rendiamo conto che possiamo influenzare la pellicola, iniziamo a plasmare attivamente la nostra esistenza. L'importanza dell'intenzione. Tafti introduce quindi il concetto di intenzione, definendola come l'energia con cui dirigiamo la nostra realtà. Non basta solo essere consapevoli. Per cambiare veramente la propria vita è necessario esercitare l'intenzione. L'intenzione è quella forza interiore che ci permette di creare attivamente gli eventi e le circostanze che desideriamo. Ogni volta che immaginiamo il futuro e ci dirigiamo verso di esso con intenzione, stiamo utilizzando questo potente strumento per modificare la realtà. Secondo Tafti, la realtà risponde all'intenzione con precisione, ma solo se siamo decisi e costanti. Più la nostra intenzione è forte e focalizzata, più sarà facile uscire dalla palude della passività e iniziare a creare una vita autentica, ricca di significato e risultati tangibili. La differenza tra sogno e realtà. Tafti ci invita a comprendere che la realtà è molto simile a un sogno. Nella vita quotidiana tendiamo a confondere il mondo materiale con un insieme di circostanze che pensiamo siano al di fuori del nostro controllo. In realtà, secondo Tafti, la vita è plasmabile come un sogno. Se riusciamo a dirigere la nostra attenzione e a focalizzare la nostra intenzione, possiamo trasformare ciò che consideriamo un destino già scritto in una vita che riflette veramente i nostri desideri.
In altre parole, la realtà risponde alla coscienza e ciò che pensiamo, crediamo e desideriamo ha un impatto diretto sugli eventi che viviamo, la creazione della propria realtà. Tafti conclude con queste prime pagine con una sfida per il lettore: smettere di essere passivi e iniziare a prendere in mano il proprio destino. La realtà non è fissa, ma è costantemente in movimento e mutamento. Noi possiamo agire come creatori della nostra realtà se solo impariamo a risvegliare la nostra consapevolezza e a dirigere l'intenzione verso ciò che desideriamo. Quindi finora il messaggio centrale del libro La sacerdotessa Tafti 2 è che la realtà è malleabile e che ogni persona ha il potere di plasmarla attraverso la consapevolezza e l'intenzione. Per farlo è necessario risvegliarsi dal torpore della vita quotidiana e smettere di agire in automatico. Una volta che ci rendiamo conto che siamo i creatori della nostra realtà, possiamo usare l'intenzione per modellare la nostra vita in base ai nostri veri desideri e obiettivi. Bene amici, e questo era il riepilogo di questi primi capitoli di questo meraviglioso libro. Mi raccomando, non perdetevi i capitoli successivi e ricordatevi sempre che vi voglio un mondo di bene. Ci vediamo alla prossima, amici. Ciao!